Riviera Banca Rimini, ora sì Ravenna, 82 a 72, siamo nel dopogara con coach Mattia Ferrari. Coach, un commento subito a caldo sulla partita. Credo si debba fare innanzitutto i complimenti alla mia squadra perché questa partita era difficile. Era difficile perché venivi da un turno infrasettimanale e una trasferta lunghissima e avevi avuto pochissimo tempo per recuperare energie ed allenarti in un certo modo. Era difficile perché quando fai una scorpacciata come noi abbiamo fatto a Nardò, in termini di canestri fatti, punti, avendo giocato così bene. Logicamente la partita dopo sei molto leggero, sei, puoi essere approssimativo. Io temevo molto questa cosa. Ravenna è una finta ultima perché in realtà gioca punto a punto con tutti. Poi perde per dei particolari, poi ripeto, io non faccio mai i conti in casa d'altri, però quello che dice il campo è che Ravenna gioca alla pari con tutte le squadre del campionato e che per batterla devi giocare. Noi oggi abbiamo giocato una partita in alcuni tratti importanti dal punto di vista mentale ed era per noi basilare vincerla e siamo riusciti, perciò abbiamo ottenuto il massimo da questa giornata. Domande da parte dei giornalisti? Un paio di considerazioni, mi rifaccio a quello che hai detto per ultimo, hai detto una partita vinta dal punto di vista mentale e ti volevo chiedere, è la quarta vittoria nelle ultime cinque, era una partita difficile che a un certo punto si era messa in maniera un po' complicata, è stata vinta con una prova molto solida e questa era la prima cosa, la seconda so che non ami molto parlare sui singoli. Oggi abbiamo visto un Jet Johnson che, oltre, insomma, a livello realizzativo, ha fatto una gran partita a livello difensivo. Ti volevo chiedere un parere. Allora, secondo me una delle chiavi è stata la difesa nel secondo tempo di Jets su Anthony perché ha aiutato a sporcare l'ottima partita che stava facendo il playmaker americano di Ravenna. Questo è importante perché Jets è un giocatore che si spende in difesa, è un realizzatore, e questo lo sapevamo, ma ha un impatto difensivo molto importante. Io credo che ci siano stati molti giocatori che hanno giocato una partita solida. Davide Meluzzi ha giocato la miglior partita da quando è qui a Rimini dal punto di vista dell'impatto, del peso dei canestri che ha fatto, di tutta la prestazione, tant'è che è rimasto in campo fino alla fine. Mashadri ha giocato un'altra partita solida, Ogbeide è stato presente, ma tutti hanno dato il loro. Vi dico di più, Ursulo d'Almeida quando ha preso il tecnico nel primo tempo stava giocando molto bene. Stava giocando molto bene, era molto presente. Infatti gli ho detto, guarda, non deve più succedere perché eri presente, stavi giocando bene. Non dobbiamo regalare un giocatore agli altri perché prendi un tecnico in maniera stupida. Non deve succedere, però è un ragazzo giovane. E penso che anche il secondo tempo difensivo di Anunoba su Musso sia stata un'altra chiave importante. Diciamo che è una partita dove tutti hanno portato un mattone alla causa. Abbiamo vinto una partita sporca, brutta, in rimonta. Non c'era mai successo quest'anno e ben venga che sia successo ora, è due punti importanti per noi, due punti per la nostra classifica, per andare avanti e continuare ad aver fiducia nel nostro percorso. Ci sono altre domande per il coach? Prego. 16 palle perse al 30° e uno solo nell'ultimo tempo, può essere una chiave? Sì, lo è sicuramente. Le palle perse, così come il guadagno delle palle vaganti o i rimbalzi, fanno tutta la differenza nel mondo. Io credo che nel primo tempo Ravenna avesse 5 rimbalzi in attacco e hanno finito a 5 rimbalzi in attacco. Se ci mettiamo questo, il guadagno delle palle vaganti e il fatto di non fare palle perse, sono tutte quelle piccole cose intangibili che portano a giocare con maggior sicurezza e a far vedere che sì, sei squadra. Sei squadra come lo siamo stati noi nell'ultimo quarto in maniera, da un certo punto di vista, perentorio e brutto perché non è vero, è rispettoso, poco rispettoso nei confronti degli avversari, in maniera tangibile siamo stati in grado di portare la vittoria compiutamente dalla nostra Primo parte. commento, Davide, da parte tua. Ma penso che, come ci ha detto il coach nello spogliatoio, penso sia stata la prima partita vinta in rimonta e di conseguenza ci fa assolutamente bene perché dobbiamo imparare che siamo artefici del nostro destino, nel senso che possiamo andare sopra con tutte, come abbiamo dimostrato, come perdere con tutte. Adesso ci tocchiamo, però stava succedendo anche oggi. Quindi mi sento di fare poi complimenti a tutti i miei compagni, da chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno e quant'altro, perché penso che tutti abbiano messo un mattoncino per questa vittoria. Domande da parte dei giornalisti?
Ciao Davide, sono Agostino del Corriere, complimenti innanzitutto. C'è stata secondo te una chiave particolare? Ha parlato della prestazione difensiva soprattutto nel terzo e nel quarto quarto a livello di squadra, perché, e poi direi anche una maggiore attenzione nella gestione dei possessi, perché 10 o 11 palle perse nei soli primi 20 minuti erano veramente tante. Ma penso che la risposta sia tanto complessa quanto banale, nel senso che mettici che abbiamo gestito meglio in attacco prendendo più tiri ad alta percentuale, elevato le palle perse, in più mettici uno sforzo in più difensivo che magari nel primo tempo era venuto a mancare, queste due cose messe insieme hanno fatto che hanno portato alla vittoria, insomma. Ci sono altre domande? Io volevo chiedere... Prego, prego. No. No, volevo solamente chiederti... L'impatto di quei canestri nell'ultimo quarto, sono stati canestri veramente molto molto importanti, c'è stata freddezza nel momento giusto da parte tua, ne avevi anche bisogno insomma di una bella scorpacciata. Ecco. Sì, ma mi dispiace perché poi quando mi chiedono queste cose da quest'anno mi tocca dire sempre le stesse, però non sto giocando come sono, sto giocando come sono abituato, anche questa partita oltre che alla squadra serve a me per rientrare in fiducia, rientrare in gas, quindi... Ci godiamo questa serata e da martedì riprendiamo a lavorare.